i due consiglieri, lo dicevo prima a tele scarpa, a tele cintura. I due consiglieri che sono riusciti a entrare alla regione Emilia Romagna e alla regione e altri due in Piemonte, la prima cosa che hanno fatto, ragazzi di 25 anni, si sono 2.500 ed erano contentissimi perché dai a 25 anni 2.500 euro facevano i salti così. Ma allora sta cambiando qualche cosa. Questo gruppo qua si sono loro auto-organizzati, li ho conosciuti oggi, è vero, ci stiamo conoscendo adesso. Hanno messo un portavoce candidato sindaco, si chiama portavoce. Io ho solo controllato una cosa, che è stata dura, è stata durissima in un paese così, trovare un gruppo così di tutti incensurati. Guardate che abbiamo faticato. Allora, sono incensurati, risiedono a Tolentino, non sono iscritti a partiti e sono cittadini che si sono stufati di guardare questa meravigliosa terra piena di roba, di roba che inquina, di amianto. Questi ragazzi da soli hanno fermato, hanno fatto analisi, poi ve lo spiegheranno loro che cosa hanno fatto. Da soli. E allora, questa è una novità, una grande novità di cittadini che... la politica è finita, lo vedete voi anche quando dicevamo che i partiti erano morti. Ci chiamavano l'antipolitica, non c'è questo fondo, signor Polacco, avete 11 liste. 11 liste, c'è ancora, ho visto che c'è la Democrazia Cristiana, ma siete meravigliosi, ma tenetela lì, potrebbe essere un punto di riferimento per il turismo mondiale, perché sai che c'è ancora un gruppo, e 22 democristiani così in una, ma c'è il Partito Socialista con cui ho un rapporto di affetto da tantissimi anni, avete 11 liste, 13, tutte finte. Tutte finte, sono sempre gli stessi, mandano avanti magari dei giovani che si prestano, i partiti tutti sono finti. Allora, che cosa volete fare? È un mondo strano questo qua, è un sistema che se n'è andato, non ci abbiamo più niente da perdere. Cosa abbiamo da perdere? Abbiamo al governo questo Rigor Montis che gira, è questo esorcista, è un esorcista al contrario, invece di esorcizzare il capitalismo, si esorcizza le vittime del capitalismo, l'IMU in tre rate, cioè stanno partendo dal basso a fare i casini invece di partire dall'alto, non hanno toccato stipendi, non hanno toccato nulla, ma stiamo scherzando, e stanno creando odio, non più odio di classe, odio di categoria, ci mettono uno contro l'altro, ma l'avete capito, si nutrono di odio sociale questa gente, stanno a guardare, vanno in televisione a dire come dovremmo risorgere da questa economia, loro che l'hanno disintegrata. Stanno adesso, daranno il sangue perché hanno capito che sono morti, ma prima di seppellirli ci faranno tribolare, spolperanno le ultime cose, non vedi che si uniscono questo Casini, questo Anthony Perkins delle vecchie mignote, quell'altro Alfano con gli occhi che non sai, si viene la labirintite, sembra il tenente Colombo. Allora, Bersani, e purtroppo qui era la piccola Stalingrado, no? La sinistra, però la sinistra di una volta è molto diversa da questa, delle cooperative rosse, degli intranazzi, dei soldi in Svizzera, scudati, riportati indietro, quindi si è uniformata la destra, c'è questo destra, sinistra, UDC, mischiati, questa diarrea politica che si è sciolta, non c'è più niente, lo sanno, hanno paura. Venderanno cara la pelle, hanno paura di questi ragazzi qua, hanno paura di voi, di un cittadino che si auto-organizza e dice non abbiamo più bisogno di te, restituisci i soldi e vai fuori dai coglioni, hanno paura di questo, e allora si riuniscono in 3 giorni in Parlamento a decidere che possono restituire un trota, è colpa del trota, ma la Lega ha fatto Eurocredit Nord che ha disintegrato cooperative lombarde dove sono fallite, le quote latte che hanno rubato qualsiasi cosa, avendo commissioni con l'Andrangheta e mi fai un casino col trota che boss, il poveraccio, tutto quello che vuoi, ma non è un ladro, bota, è mio figlio, e che cazzo, è tuo figlio, ma sono guerre che si fanno tra loro, era l'unica opposizione a questo governicchio di merda, era la Lega, l'ha fatta fuori, e allora adesso tocca Vendola. Io che Vendola l'ho sempre, l'avevo appoggiato all'inizio, poi mi sono incazzato perché non ha mantenuto niente di quello che aveva detto, voleva
togliere l'SPA dall'acquedotto, è rimasto sull'acqua pubblica, è rimasta acqua privatizzata. Voleva fare ecologia, libertà, ecologia in Puglia, apre 4 inceneritori alla Marcegaglia, ha dato 140 milioni di euro pubblici a Don Verzè, ospedale privato. Hanno arrestato mezza giunta con Tedesco, che era l'assessore alla sanità, che aveva 3 aziende di ortopedia convenzionate con la ASL. Cazzo! Allora mi sono incazzato, porca puttana, l'avevo anche stimato all'inizio. Però adesso non c'entra un cazzo, cosa c'entra? Ha raccomandato un primario, ma dai, lo vogliono far fuori perché lui è anche una voce contro questa roba qui. Il prossimo sarà Di Pietro, e il prossimo chi sarà? Può darsi che sarò io, sicuramente, ma se non mi lasciate da solo sarà dura, perché noi adesso siamo, e allora, stiamo viaggiando in un mondo di terribile, no? Cioè terribile, 11.650 aziende hanno chiesto istanza familiare, fallimentare, nel 2011, nel 2012 si prevedono 30.000 aziende. Abbiamo il costo del lavoro più alto d'Europa, più alto d'Europa, e i salari più bassi d'Europa. Non andiamo da nessuna parte. Abbiamo l'IRAP, alle piccole aziende l'IRAP, che è una tassa sul fatturato, non su quello che guadagni. È un modo che è alla rovescia. Devi defiscalizzare le piccole imprese, togliere le tasse dal lavoro, dall'impresa. Bravo! Mettere da un'altra parte, fai una patrimoniale, che cazzo ne so. Fai la finanza, vai nelle banche, porca puttana, tu metti l'IMU, a noi in 3 rate, e poi le banche non pagano l'IMU, i partiti non pagano l'IMU, la Confindustria non paga l'IMU, la CIS, CIS, UIL e CISL non pagano l'IMU, le fondazioni di D'Alema e di Craxi non pagano l'IMU, e che cazzo dobbiamo fare noi, italiani? Ecco, io sbaglio, ogni tanto lo faccio apposta. E loro cosa fanno? Mi fanno la foto così, e poi mi pubblicano, ecco, che sta arrivando il caudillo, Grillo il caudillo. Allora, qui c'è l'odio tra noi,